Ciao a tutti ragazzi e bentornati nella seconda parte dello speciale 4300 iscritti. Siamo una settimana dopo della prima parte, io ovviamente sto registrando tutto questo quando in realtà sono a Bari, quando in realtà tutta questa roba qua che vedete qui, questa roba magica, che questa è tutta roba che porterò a Bari, quindi c'è parecchia confusione. Ma io in realtà nel momento in cui state vedendo questo video sarò già a Bari, sarò già lì a studiare, a fare quello che dovrò fare, quindi comunque non so nemmeno che cosa succederà nella mia vita. Oh mio Dio, sto registrando questo video un mese prima, quindi ok, vabbè, non vedete più nemmeno questo sfondo, vabbè, lasciamo perdere. Siamo qui per continuare con le domande e iniziamo subito perché ce ne sono altre 18 a cui dobbiamo rispondere. Iniziamo subito con la domanda di Sara Kruger che ci chiede, hashtag agodomanda, qual è il tuo RPG preferito oltre alla saga Pokémon? Allora, RPG preferito sicuramente oltre a Pokémon è la saga di Mario e Luigi. Li ho comprati tutti, praticamente. Sono gli unici a cui non ho giocato, sono quelli proprio vecchi, che non sapevo ancora della loro esistenza. Ma tanto dovrebbe essere uscito già, al momento di pubblicazione di questo video, dovrebbe essere già uscito il remake di Mario e Luigi Superstar Saga. Quindi, praticamente l'avrò già comprato, sicuramente lo starò giocando. Che è proprio l'unico che io non avevo mai giocato, quindi sono felice di giocarci. Ma Dream Team Bros, Paper Jam Bros, li ho tutti giocati perché è una saga RPG che adoro, quindi sicuramente quella di Mario e Luigi. Antonio La Malva ci chiede, hashtag AGP domanda, hai studiato per bestemmiare così bene? Quali sono cose che mi vengono al momento? Ovviamente alcune volte dico cose così strane che non sembrano quasi reali, sembra che proprio uno se li è studiati con il block notes come i giapponesi quando giocano a Clash Royale per inventarsele, e invece insomma, è tutta roba fantastica. Andiamo avanti. Alessandro Amatrudo ci chiede, hashtag agodomanda, hai mai fatto una figura di merda così grande da non poter tornare in un posto o non poter stare con una persona per parecchio tempo? Allora, premetto il fatto che di figure di merda ne ho fatte a volontà, ne ho fatto un bel po', ultimamente non ne faccio una da parecchio tempo perché ormai ho imparato a gestire le situazioni di cringe, cioè le situazioni di imbarazzo, in maniera diversa. Quindi tipo recentemente avevo incontrato davanti al kebab bar un tizio che in teoria io conoscevo, però non l'ho guardato in faccia, non l'ho salutato, non ci siamo salutati perché che cazzo ne so, se io saluto e quello dice ma chi cazzo sei, chi ti riconosce, quindi vabbè, lasciamo perdere. Però la figura più grande, una delle figure di merda più grandi che mi ricordo, perché è stata proprio bella, era che ero appena uscito da scuola e stavo andando, erano le 2, cioè le 14, e stavo andando nella macchina di mio padre per potermene andare, quando all'improvviso apro la macchina, apro lo sportello, mi siedo proprio, cioè ragazzi, mi sono proprio seduto sul sedile davanti e mi sono seduto e ho detto ciao papà. Mi sono girato, ho visto un'altra persona, ho detto ma chi cazzo, e quella ha detto mi sa che hai sbagliato macchina, madonna che figura di merda, mamma mia. Ho detto oh mio Dio, mi scusi, ho aperto la porta, me ne sono uscito, è arrivata la figlia di questo qua e ho detto ma che cazzo, scusami, ho sbagliato macchina, aspetta, me ne vado, ciao, madonna. Voi non potete immaginare, oddio si è spostata la lentina, voi non potete immaginare che cazzo di figura di merda che ho fatto. E poi sono entrato nella macchina di papà, l'ho guardato prima da fuori, ma sei tu? Vabbè, lasciamo perdere, mamma mia. No, vabbè, cioè, una così grande, probabilmente l'avrò anche già fatta, forse non me ne ricordo, ma così figura di merda, mamma mia. Ma perché erano uguali le macchine, pure gli interni erano identici, quindi vabbè. Passiamo alla prossima domanda di DarkBlack99, hashtag agodomanda, chi meni su LOL oltre Morgana e Blitzcrank? Morgana e Blitzcrank, in realtà ci sarebbe anche Annie che uso mid, però non la maino. Cioè, mainare un champ su League of Legends significa il champ che sai giocare di più, quindi in questo caso Morgana e Blitzcrank. Ti adoro, ma ormai lo sai già da anni. Lo so, ti adoro anch'io, non ti preoccupare. Andiamo avanti con la domanda di Mia Ita Michele, che ci chiede che genere di musicale ascolti, ma soprattutto qual è il nome della tua outro, scritto così però. Mi saluti, mi chiamo Michele. Ciao Michele. Allora, che genere di musica ascolto? Dipende. Se sto giocando a League of Legends ascolto musica tipo OMFG, penso che le conoscete, però non le classiche tipo Hello oppure I Love You, insomma ce ne sono tantissime altre, e le considero più che altro musica da gaming, ma anche musica da ascoltare quando vuoi avere uno scacciapensieri o vuoi rallegrarti un po', che sono belle, oppure qualche musica anche di NCS, ma non è quello il genere che ascolto in casi normali. In casi normali ascolto principalmente Gali, penso, mi piacciono alcune sue canzoni, tra l'altro ultimamente lo sto sentendo parecchio, mi sono fissato anche con una canzone del suo album che si chiama Vida, e anche quell'altra Boulevard è pure sempre bella, quindi diciamo che ascolto lui, però ripeto,
In altri casi non ascolto Gali quando gioco a LOL, ad esempio, cioè dipende dai casi. Stiamo perdendo troppo tempo, siamo ancora alla domanda 27. Andrea Anci, il figlio del sole, ci chiede: che serie ha in mente di portare con il nuovo PC, LOL escluso? Non lo so sinceramente, perché c'è DBD, c'è LOL, c'è Pokémon, c'è Clash Royale, non so che cazzo c'è, penso che il programma sia completo. Potrebbe venirmi in mente qualcos'altro, infatti avevo in mente già un gioco che ho visto da alcuni youtuber italiani, però non so se lo può. Andiamo con la domanda di Nicola Orru: qual è il video in cui, di cui vai più fiero? Bah, molto probabilmente la reaction alla reaction di The Lars, è probabilmente quello il video che vado fiero, per il fatto che ha fatto tante views, e quello significa che non è che siete legati solo al prodotto, ma più che altro anche alla persona che sono io, e questa è una cosa che mi piace. Confermatemi questa cosa nei commenti, grazie, perché se io vi voglio bene dovete dirmela anche voi XD, che mi volete tanto bene. Andiamo avanti. Lozio Pino ci chiede: qual è il tuo piatto preferito? Ce ne sono tanti, ce ne sono davvero tanti, forse uno dei tanti è il pesto, escludendo già i piatti mainstream tipo timballo, non so se si dice da voi timballo, lasagna, cioè pasta al forno sarebbe il timballo, lasagna, troccoli, ce ne sono tantissimi, però diciamo quelli sono mainstream alla fine, e ce ne sono anche qualcuno più specifico, però adesso non mi viene in mente, lasciamo perdere. Il mio preferito è San Benedetto del Tronto, ovviamente. Andiamo avanti. Giulio ci chiede, hashtag Ago domanda: come pensi di combattere il problema del surriscaldamento globale? Se prendiamo e installiamo tanti climatizzatori, beh, sicuramente si può risolvere il problema, ne sono convinto. Magari li accendiamo quelli nella nostra casa, apriamo le finestre, così si fa fresco un po' dappertutto e sicuramente si risolve il problema. Willow 2 Vaporeon ci chiede, hashtag Ago domanda: come sarebbe la tua vita se YouTube non fosse mai esistito? Pokémon leggendario preferito? Prima domanda all'estrema, LOL. Se nessun social fosse mai esistito? No, vabbè, questa è troppo generica. Voglio rispondere a questa qua di YouTube. Allora, se non fosse mai esistito, bah, probabilmente io penso che la mia vita sarebbe stata normale come quella che faccio adesso, però considerate che il tempo che uso su YouTube, tipo adesso, al posto di registrare, perché YouTube al massimo non, se non fosse esistito, adesso al posto di registrare starei giocando, quindi alla fin fine non è che ci trovo un grandissimo cambiamento, però sono contento che esista, perché ovviamente posso, cioè YouTube mi ha permesso di conoscere tante persone, di avere tante soddisfazioni, quindi è sicuramente positivo che esista, però ripeto, se non fosse mai esistito io non, alla fin fine avrei continuato a fare la vita che facevo, faccio tipo quando non registro, semplicemente questo. Pokémon leggendario preferito? Non saprei sinceramente, non saprei. Uno dei tanti è Xerneas, però, ma anche di Alga, cioè alla fin fine la cosa è molto variabile, non ne ho proprio uno preferito, ne ho qualcuno preferito, tipo per ogni versione c'ho il tipo preferito. Andiamo alla domanda numero 32, ho visto nella tua live che hai giocato ad Animal Crossing e mi è partita una nostalgia assurda. Che tipo di giocatore eri e come si chiamava la tua città? Come eri messo con casa, collezioni? Come ci si sente a rendere gay tanti ragazzi solamente mettendosi gli occhiali? Allora, sì, Animal Crossing ce l'ho. Ah no, è vero, lo sto usando come poggia fotocamera, quindi sta tipo qua sotto. Eccolo qua, Animal Crossing New Leaf. Non mi ricordo come si chiama la città, non mi ricordo che giocatore ero, non mi ricordo niente, non mi ricordo nemmeno come sono messo a collezioni, perché mi ricordo che ho iniziato a giocarci un po', però poi l'ho passato a mia sorella e lei ci ha giocato più di me, quindi non è stato un acquisto molto fruttuoso. Andiamo avanti. Pokenick395 ci chiede: preferisci di più allenare un Bidoof con il tumore oppure credere in Dio? La risposta mi sembra assolutamente scontata. Roxas risponde: la religione è importante, Nick. Sì, ma Bidoof con il tumore io lo voglio curare, assolutamente. Deve riuscire a sopravvivere, deve riuscire a vivere. Anche perché Dio... Diwot di Eren ci chiede: quanto tempo ci mette ad editare i video? E soprattutto ridi quando editi le YouTube poop? Certamente, altrimenti se non rido anch'io quando le edito, che senso ha? Cioè, è ovvio che rido. Quanto tempo ci mette ad editare i video? L'ho detto, dipende. Cioè, dei video normali penso un'oretta, anche perché adesso sono diventato molto più veloce rispetto a prima, grazie anche al PC e grazie a me che ormai le cose le so come si fanno. Però la YouTube poop, o sei veloce o no, ci vuole comunque del tempo. Passiamo alla domanda numero 35. Fede2508 ci chiede: perché avevi abbandonato il canale? Perché ho dovuto studiare tantissimo per l'ultimo anno di maturità e quindi non sono riuscito a gestire il canale. In realtà forse avrei potuto qualche giorno trovare, effettivamente avevo qualche giorno di tempo libero per fare video, però considerate che effettivamente proprio in quei pochi momenti di libertà volevo godermeli a massimo e quindi giocavo a League of Legends, mi sentivo col mio amico Antonio che saluto, oppure semplicemente uscivo, quindi cercavo un'altra distrazione piuttosto che passare del tempo a editare. Quindi sì, sono stato molto impegnato e nei pochi periodi di pausa, nei pochi periodi di libertà, preferivo prendermela comoda, tipo anche solamente distendermi un attimo sul letto e morire così
quello già mi andava bene. Quindi poi ho deciso di riprendere solo dopo, con calma, quando proprio era finito tutto. Domanda numero 36. Oltre a Dlarza, hai mai contattato Federico Tuberanza? Sì, in realtà questa cosa l'ho fatta. Ho inviato il link della YouTube Poop sia a Federico che a Tuberanza, ma non mi hanno cagato. Mentre Daniel invece non gli ha inviato niente, è stato lui a commentare, a rispondere. Per questo diciamo che adoro molto di più Daniel rispetto che gli altri due, ma ovviamente rispetto anche gli altri due youtuber. Tuberanza non mi è piaciuto tantissimo, perché non so, cioè non penso l'abbia proprio vista quella YouTube Poop, però vabbè, pazienza. Hago domanda: che tipo di pizza preferisci? La bufalina, quella è buona. Bufalina con prosciutto crudo, oppure normale margherita però con la salsiccia di Norcia. Ciao, un salutone. Ciao Nicolò. Andiamo alla domanda numero 37, sta già passando un po' di tempo. Gabriele Gallo ci chiede: quest'anno vai all'università, se non erro, continuerai a fare video regolarmente? Allora ragazzi, mi hanno detto che se uno si organizza bene riesce a trovarsi il tempo libero per fare anche i video. Quindi io sono molto fiducioso e spero di continuare. Spero che in questo momento esatto stiano continuando ad uscire video. Anche se in realtà ci sarà tipo un periodo di pausa dove non pubblicherò video, e non so se sarà già passato oppure no, perché ci vuole del tempo per mettere internet. E questo, ma penso che ve l'avrò già detto in un vlog, tipo cose del genere. Domanda numero 38. Hai mai provato a farti un autopompino? Gabriele D'Annunzio si ruppe una costola per... No, seriamente, se quale serie o anime segui al momento? Nessuna. E sono molto turbato da questa domanda. Non credo, non l'ho mai fatto, assolutamente. Allora, Dragonfire ci chiede, hashtag hago domanda: hai mai bestemmiato... Hai sbagliato a scrivere. Hai mai bestemmiato davanti ai tuoi genitori? Mamma! Sì? Vieni un attimo. Dimmi. Porco Dio! Domanda numero 40, siamo arrivati finalmente all'ultima domanda. Parodin ce ne chiede un bel po'. Ho tante domande da farti e forse mi potresti reputare ignorante. Ho preso questa domanda qua perché comprende alcune domande che avete fatto anche voi altri. Numero 1, Quindra è la tua ragazza? No. Numero 2, hai accettato Cortana nel tuo nuovo computer? Sì. Numero 3, quando ti paga la Nintendo per pubblicizzarla? Urla o dici padelle per l'amore di tono sonico? Padelle! Quanti peli hai nel culo, nel tuo inelegante della... Quanti peli hai nel tuo inelegante dell'ano, della parte posteriore, inferiore... Non è corretto nemmeno detto così. Domanda cringe incoming, attenzione che i commentatori diventano... Quanti anime vedi e quali? Nessuno. Se devi scegliere nel fare solo YouTube Poop, vlog o gameplay, quale sceglieresti? Gameplay. Quanti stalker ha Sara? Parecchi. Ma perché non cambi la tua foto profilo? L'ho fatto. Ma perché non cambi la tua outro? Perché con la musica fa schifo. Dio santo, cambia e diventa meno mainstream, o se no manda il tuo canale a Boba. Ma io non sono mainstream, scusate. Dead by Daylight chi lo porta? Poca gente. League of Legends chi lo porta? Poca gente. Potresti dirmi che sono mainstream solo per Clash Royale, ma nemmeno più di tanto, perché ormai non va nemmeno più tanto di moda, e né tantomeno Pokémon. Quindi sono proprio l'ultima persona a cui puoi dire che sono mainstream. E poi la musica dell'outro deve piacere a me e non a te. Quali youtuber reputi insulsi ed idioti? Sicuramente Andrea Santin, quell'altro tizio là, Hypalboy TV, e tante... Ma penso questi sostanzialmente. Quante volte leggi la Bibbia? Ah, insulsi e odiosi, aspettate che mi viene in mente anche qualcun altro che io non sopporto. Nextor Flame: quante volte leggi la Bibbia? Divertente. Esci il tuo animale domestico se ce l'hai. Questo potremmo considerarlo come animale domestico. Va bene, direi che abbiamo concluso. Abbiamo letto tutte e 40 le domande. Direi che può bastare così. Ragazzi, io vi ringrazio per aver visto questa seconda parte, che è durata più della prima, non so come. Noi ci rivediamo con un prossimo video. Ricordate di lasciare un bel like, ricordate di iscrivervi al canale. E noi ci rivediamo con un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi da ChessNautX. E grazie mille ancora per i 4300 iscritti. Let's get down to business. Hey!